Grande successo a Plesio per la tradizionale festa di Santa Mate, che si è svolta domenica 24 luglio, una celebrazione religiosa e folcloristica presso l'antica chiesetta alpina posta a 1600 metri di altitudine sulla dorsale tra il Monte Grona e il Monte Bregagno, straordinario punto panoramico che domina il lago di Como, il lago di Lugano e la catena alpina. Dopo la sospensione decretata da questi anni di pandemia, una rinnovata Pro Loco animata da molti giovani ha riproposto la tradizione di salire alla chiesa di Santa Mate per celebrarvi messa e pranzare. Una salita di 2 ore e mezza a piedi partendo dai parcheggi di Breglia, ma che è stata resa possibile anche ai meno giovani grazie ad un servizio elicottero che dal prato accanto al santuario della Madonna di Breglia risaliva in pochi minuti la valle di Greno fino alle praterie di Santa Mate. Ha usufruito dell'elicottero anche Don Daniele Crosta, parroco di Plesio, che ha portato con sé in vetta tutto l'occorrente per la messa, officiata sulla porta dell'eremo e davanti a più di 300 fedeli. Durante la celebrazione ha recitato la preghiera di Papa Paolo VI per invocare il dono della pioggia, per scongiurare la lunga siccità che sta affliggendo il nostro territorio da settimane. Con sé Don Daniele ha portato anche la sua immancabile fisarmonica, con cui ha allietato il pranzo campestre preparato dai volontari che hanno servito 200 coperti a base di polenta e grigliata. Grande è stata la partecipazione dei giovanissimi, molti i bambini che, accompagnati dai genitori, hanno trascorso la sera della vigilia in vetta, accampati attorno ad un fuoco, come usavano i loro nonni. Al termine del pranzo si è svolta la cerimonia del taglio del formaggio. È infatti un'antica tradizione locale benedire e poi tagliare la prima forma di formaggio della stagione, prodotta nell'alpeggio di Nesdale, che sorge a poca distanza dalla chiesa e che ospita in estate alcune decine di mucche. È stato ricordato anche il 10° anniversario della posa della Croce Bianca sulla vetta del Monte Grona, croce ben visibile in tutta la vallata e fino a Menaggio, specialmente al mattino quando risplende dei raggi del sole che sorge. Per l'occasione un abile scalatore, Damiano Bertarelli, è salito a deporvi una corona commemorativa.